per Tiburno.tv in compagnia di Mario Puzzo, nuovo allenatore del Monterotondo Calcio, alla vigilia della stagione di eccellenza 2015-2016. Mister Puzzo qui in un locale di Monterotondo, il Maculato, dove la squadra si sta radunando in vista della prossima stagione, una cena così di amicizia. Mario Puzzo, benvenuto a Monterotondo. Sono voluto giocare qui nel 93, l'allenatore era Giordano, erano grandi giocatori, io giocavo la Narnese e mi fece un grande effetto trovare tutto uno stadio pieno, c'era molto calore, io spero di riportarlo per calore, perché veramente ho scelto questa piazza perché, a parte il fatto che sono rimasto molto impressionato dalla dirigenza, dopo un quarto d'ora già avevamo fatto tutto quanto. Ciò vuol dire che c'è stata molta impresa. E poi speriamo che questa annata sia un'annata importante sia per me che soprattutto per la società che ci tiene molto, ma soprattutto per i giocatori. Come giocano le squadre di Mario Puzzo? Ma io non spero che giochino bene, saranno molto aggressivi, hanno il pallino in mano e voglio sempre che una squadra molto motivata, quello sicuro. Abbiamo già dei nuovi acquisti, molti giocatori già li conosci, vero? Sì, i ragazzi già li conosco, poi abbiamo preso adesso Mirko Mancini che sicuramente sarà una colonna molto importante per noi, ma ci sono dei ragazzi nuovi, dei giovani che sicuramente cresceranno e questo sarà il mio augurio per voi. Che sensazioni hai, Mario, di questa tua nuova avventura a Monterotondo? È una buona sensazione perché vengo da un periodo di stop, come voi sapete, l'altro anno dalla Lupa Castelli e non è andata bene, ma non per causa mia, poi se ne sarà da parlare di queste cose. Però niente, vediamo che sia un'annata importante e voglio rifarmi sicuramente e poi noi partiamo a fare i bassi. Poi strada facendo alzeremo i fari e vedremo dove saremo. Appuntamento con il Monterotondo quando? Il giorno del raduno? Il 2 agosto. 2 agosto si comincia a lavorare. A Monte Castello, sì. Monte Castello, inizia l'avventura di Mario Puzzo con il Monterotondo, in bocca al lupo, mister. Grazie, crepi il lupo. Per Tiburno.tv, due grandissimi giocatori del Monterotondo Calcio, Bomber Federici e Bomber De Dominicis, perché a entrambi insieme 50 gol con lo scorso Monterotondo. Allora, in ordine rigorosamente di grado, capitano Federici. Allora, capitano, quest'anno è una grande stagione per il Monterotondo, premesse ottime, Mario Puzzo una garanzia, vi conoscete come squadra e manterrete la stessa intelaiatura per quasi l'intera totalità dell'organico. Ecco, ci sono i presupposti per fare veramente un grande campionato? Ci sono, ma ci devono essere nelle nostre teste, perché abbiamo passato il primo anno soffrendo, il secondo soffrendo ma riuscendo a trovare il bandolo della matassa, diciamo. Quindi ci siamo impegnati, siamo riusciti, anzi abbiamo un grandissimo gruppo, questo te lo posso garantire, e dobbiamo puntare su quello. Poi i valori aggiunti che ci verranno messi nella rosa saranno un fattore in più, quindi impegno, sacrificio, corsa, come dico sempre, sono 2 anni e il grande gruppo porterà i risultati, ne sono convinto. Il mister è una garanzia, lo sappiamo, dobbiamo essere a disposizione, impegnarci e andare avanti. Gianluca, un grande campionato il tuo l'anno scorso, in più di una partita hai incantato la folla eredina anche con delle giocate un po' particolari, perché il tuo estro non bisogna mai dimenticarlo. Allora Gianluca, quali premesse per te in questa stagione? Guarda, come ha appena detto Matteo, il nostro capitano, sicuramente puntiamo una salvezza tranquilla rispetto ai primi 2 anni che abbiamo tentennato un po', soprattutto il primo, l'anno scorso un po' meno, ci siamo salvati all'ultima giornata, però sicuramente vista la rosa, visto l'organico e soprattutto il forte gruppo che si è creato, puntiamo una salvezza tranquilla. Ecco Gianluca, tu sei stato una grande rivelazione per il pubblico eretino che già comunque in gran parte ti conosceva. Io quello che ti chiedo adesso, per Monterotondo, ti senti quest'anno di fare il definitivo salto di qualità del tuo gioco? Guarda, sicuramente lo spero io, penso come lo spera la società, lo spererà il mister. Io però metterò me stesso
come faccio sempre, allenandomi, le mie qualità a disposizione della squadra e dei compagni, e sicuramente farò bene io come farò bene la squadra. Saluto fra capitano e Gianluca De Dominicis per il Monterotondo 2015-2016, in bocca al lupo. Sergio, grazie, in bocca al lupo. Una premessa che voglio fare, scusa, fammi chiudere così. Siamo una società nuova, perché sono 2 anni che questo è il terzo anno che il Monterotondo Calcio è tornato a essere il Monterotondo Calcio. Vogliamo più gente allo stadio, perché più gente viene e noi più ci sentiamo partecipi e ci sentiamo coinvolti in una cittadina. Quindi questa è la cosa che chiedo a tutti quanti. In bocca al lupo al Monterotondo. Grazie. La saracinesca di Monterotondo si chiama Carlo Alessandri, portiere. Portiere, come ti possiamo definire? Il portiere regista, perché tu con la voce ai compagni chiudi, apri, allargati, sei un allenatore in campo. Questa delle volte può essere una caratteristica che viene appunto notata, riconosciuta, delle volte può essere un merito se viene bene appresa e se ha una sua ripercussione in campo. L'anno scorso la seconda parte del campionato è stato un grande Monterotondo. Tu pensi che si possa ripartire da quel Monterotondo? Io credo che si debba ripartire necessariamente da quel Monterotondo. Quello non deve essere un Icaro che ha avuto una pretesa un po' troppo alta e si è fatto male, come notoriamente è stato secondo il mito. Deve essere una base solida su cui edificare un futuro, ma con consapevolezza. Che secondo me, una consapevolezza che se fosse venuta ancora prima, perché era già nelle nostre corde, erano delle caratteristiche che sono solamente state sollecitate nella maniera giusta, finalmente, ad un certo punto del biennio, perché io lo considero un biennio calcistico. Quindi ho il rammarico che non sia venuto tutto un po' prima per avere ancora più slancio quest'anno, ma dobbiamo stare veramente, non per retorica, con i piedi per terra. Grazie Carlo Alessandri, in bocca al lupo, complimenti per la tua carriera. Crepi, grazie mille. Ed ecco qui inquadrato per Tiburno.tv Mirko Mancini, il primo grande colpo di mercato, poi è arrivato anche Moretti, primo grande colpo di mercato del Monterotondo 2015-2016, targato Mario Puzzo. Mirko Mancini, difensore granitico, 189 centimetri di potenza, dove abbiamo sbagliato? Niente. Allora Mirko, la tua carriera in breve. Dovrei partire da molto lontano, e io divento professionista nel 99 a 17 anni con la Lodigiani, e poi ho fatto 7 anni tra C2 e C1, Lodigiani, Nocerina, Rosetana. Poi per questioni familiari ho deciso di scendere di categoria, Serie D, tanti anni di Serie D, e gli ultimi 2-3 anni, 4 anni di eccellenza con 2 promozioni. Cosa porti a questo Monterotondo? Sicuramente tanta esperienza, perché comunque ho 34 anni, questo è il mio 17esimo più giovani che iniziano o che hanno iniziato da poco l'avventura calcistica. Per tutti i tifosi di Monterotondo, dal 2 agosto, quando comincerà la preparazione, quest'anno Mirko Mancini vestirà giallo-blu per un grande campionato. Complimenti a Mirko Mancini. Grazie, speriamo. Tanti gol per aiutare il Monterotondo. Andrea Moretti, giovane attaccante, un gigante per l'attacco. 1,90? 1,88, sì. 1,88, quindi 1,88 centimetri di muscoli per l'attacco eretino giallo-blu, targato Mario Puzzo. Allora Andrea Moretti, benvenuto a Monterotondo. Grazie. Allora, questa piazza aspetta un grande bomber, oltre a Bomber Federici e De Dominicis che abbiamo già intervistato. Un trio d'attacco che i tifosi già sognano. Diciamo che le aspettative sono alte. Io già ci ho giocato contro l'anno scorso, anche 2 anni fa, contro il Monterotondo, e ho potuto apprezzare appunto le qualità soprattutto del reparto offensivo davanti, e diciamo, quando ho avuto la chiamata da parte del direttore e del presidente, diciamo, non ci ho messo tantissimo da accettare, poiché mi hanno convinto che assieme a loro due potevo andare a completare un reparto offensivo che può dare fastidio a molte squadre in questo campionato. Intanto questo è lo sponsor.
Non so se qualcuno di voi ha indossato questo sponsor, però il ricordo è importante, lo sponsor è importante. Ricominciamo la terza stagione del nuovo Montrondo Calcio. Sempre il mio modo di parlare è un po' piccante, nessuno ci credeva, ma noi siamo qui. L'arrivo di un allenatore che la sua carriera già parla da sola, e dicevo stamattina, la ridico questa, camminando, perché io faccio la mattina, faccio 10 km a piedi. A chiacchiere, non lo voglio vedere domani mattina, non è capito. Dicevo, 10 punti li porta il portiere, 10-20 punti li porta il centrocampo, 20 punti sicuri li portano le punte, 10-15 punti li porta l'allenatore, l'altri li facciamo perché li facciamo, tirate le somme. Sono 80 punti. Ecco, che dobbiamo fare? No, io non l'ho detto questo. Non l'ho detto.